Buonasera, buon mercoledì sera, benvenuti alla 21esima puntata di Dimensione Dilettanti, l'appuntamento di Telegalileo sul canale 14 del vostro digitale terrestre con il calcio dilettantistico. Come sempre parleremo dei campionati dilettantistici, come sempre al mio fianco c'è la presenza femminile, Giulia. Buonasera Giulia. Buonasera Alessandro. Che abbiamo oggi come ospiti? Sì, allora, tutto bene, tutto bene. Ok, abbiamo Romolo Rossi, giusto? Ok. Dirigente Junior Campomaggio e Stroncone. Brava, fino a qui va bene. Direttore generale. Direttore, dai, generale, ok. E Riccardo Tommasi del Corriere dell'Umbria. Buonasera. Ringrazio anche Vincenzo Volpiani che quest'oggi ci guida dalla regia, visto che il nostro consueto condottiero Dario Brighi è malato, quindi lo salutiamo e speriamo, insomma, di riaverti presto qui nei nostri studi, ma ha un'influenza, ecco, quindi non preoccupatevi. Allora Giulia, ricordiamo anche dov'è che possono seguirci, sì, in streaming, perché da tutto il mondo hanno la possibilità di essere con noi. Che bello. Allora, su www.ustream.tv. Oppure anche potete chiederci l'amicizia sulla nostra pagina Facebook Dimensione Dilettanti. Oppure andate anche sul canale YouTube di Telegalileo e troverete qualche giorno dopo la nostra messa in onda tutte le puntate. Allora, iniziamo subito da Romolo. Le prossime due settimane, caro Romolo, sono cruciali un po', no? Perché c'è domenica 1 marzo la finale sul campo cioè il campo neutro contro il Pietrafitta in quel di Colle Pepe, e poi il prossimo turno, l'8 di marzo, quando festeggeranno le donne, ci sarà anche la possibilità per una delle due squadre che sta in qualche modo coabitando con te al dominio di questa seconda categoria, insomma una delle due potrebbe staccare il definitivo biglietto per la prima posizione, no? Beh sì, speriamo di smarzare, che ti dico, adesso c'è il 1 marzo questa partita, è una partita importante, la prima volta che Campomaggio fa una finale di Coppa e questo dimostra, credo, il buon lavoro. Poi l'8 di marzo c'è la partita al Viano, dove noi siamo sotto 2 punti e quindi lì si gioca un po' il campionato. Dopo rimangono 5-6 partite, ma credo che i giochi si facciano adesso, insomma. Poi anche perché nessuna delle due accenna a perdere colpi, no, con le altre avversarie. Sì, anche se l'insidia è dietro l'angolo, tu consideri che noi abbiamo pareggiato partite incredibili, come poi hai visto, abbiamo pareggiato con squadre penultime, terzultime, quindi non è detto che la partita del Viano sia quella decisiva, però certo, se dovessimo uscire dal Viano vincitori è un momento importante, perché io vai sopra e se dovessi uscire sconfitto diventano 5 punti e diventa dura. Però io credo che la squadra è una squadra importante, una squadra fatta, stavo facendo un conto prima di venire qui da voi, una piccola cosa, è una squadra che mediamente ha calciatori di una media squadra di promozione. Questo è adesso, per una serie di ragioni, per l'ambientamento del campionato, per qualche ho scritto oggi su Facebook, per qualche folle che abbiamo messo durante la nostra marcia, è successo che siamo sotto, però credo che le prospettive siano buone, anche perché i ragazzi sono bravi, seri, importanti, e poi anche, vedi anche il fatto della finale di Coppa, comunque. Ed è fatto con molti ragazzi che spesso non giocano, che fanno un pochino di turnover, no, come adesso va di moda, e anche le seconde linee hanno dimostrato di essere di qualità. Che poi seconde linee, visto il background che hanno, non sono. Beh, tu considera che la panchina nostra di domenica scorsa c'erano due calciatori che fino all'anno scorso hanno fatto l'eccellenza, due che hanno fatto la promozione, questa era la panchina nostra, gente che stava in panchina domenica scorsa. Quindi, e quindi in campo c'era Pirlo, c'era Vidal? No, c'era... in campo c'erano ragazzi che il mister ha ritenuto opportuno mandare in campo. Tutto che qui. Quando ho letto infatti il tabellino mi sono chiesto, ma come mai questi ragazzi stanno fuori? Magari problemi fisici oppure semplice scelta tecnica? Oppure so. Turnover, ecco. Non lo so, tu come metti? Tu? No, oppure semplicemente com'è? Cambio, alternanza. Non so, Riccardo. Non lo so, stanno fuori, non so, perché la formazione la vedo, non dico dallo speaker, la sento perché non la vedo in campo quando entrano lì, capisco chi gioca e chi non gioca, mai chiesto all'allenatore, mai chiesto a nessuno, io che mi conosce lo sa, le formazioni le vedo quando inizia la partita, mai chiesto niente, anche perché se avessi detto qualcosa avrei detto, allora sono stato sempre zitto. No, anche perché tutti poi i campionati, credo che il risultato, insomma questa vittoria
Ma sì, più sì. Che netta, no? Sì, no, il risultato della partita di domenica scorsa, per carità, quello che un pochino poteva far meglio forse durante il campionato, quello sì, però ci sta in un campionato che comunque stai a 14 punti dalla terza, quindi credo che alla fine non ci saranno neanche i playoff. Ma sai, lì i playoff nostri forse no, speriamo no. Poi dipende sempre il problema che succede in Serie D, certo, o in interregionale, o in, come si chiama mo, quarta serie, mi cambia sempre serie nome. D, no, serie D adesso è diventata, tornata adesso Serie D. Perché lì il famoso fatto che se ne scendono giù tre, e anche se vinci due playoff e poi devi andare a giocare a un posto tra le quattro seconde. Però non ci arriveremo. Certo, vincendo il campionato hai comunque la sicurezza di fare quello, esatto, successivo. E noi faremo questo. Sei ancora convinto, sì. Beh, sempre più convinto. Anzi, quando parlavamo non ero convinto nemmeno di vincere la Coppa, invece adesso sono anche convinto di vincere la Coppa, pensa tu. Il Pietrafitta che squadra è? Ma per me è una squadra di grande categoria, tu considera che c'ha anche loro gente che faceva eccellenza, gente che ha fatto dall'inizio del campionato ad oggi 27 gol, quindi sta parlando con Costanzo, l'anno scorso stava a Subasio 27 gol. Noi abbiamo giocato Costanzo, poi insomma, Costanzo, già andando alla Subasio era sceso di già categoria. Già era sceso di categoria, adesso sta a fare la seconda categoria, lui e Papatolo che sta in un'altra squadra, sempre dello stesso girone, hanno fatto in due 54-55 gol. Quindi gente sicuramente. Io mi chiedo, ma questi, cioè stiamo parlando, no, magari del Noviello che fa giocare in Serie D e ci chiediamo il perché, ma del Costanzo che insomma già ci chiedevamo che faceva in eccellenza, che fa in seconda? Non lo so, io ti posso dire che io ho giocatori, credo, di maggior qualità di Costanzo, perché se Costanzo faceva la Serie C, la C2 qualche anno fa, come, allora io c'avevo gente che faceva la Serie B 3 anni fa, quindi da questo punto di vista non ho paura. Pur nel settore giovanile, però sì. Hanno fatto qualche partita di Serie B, quindi non è che mi preoccupa tanto il Costanzo, mi preoccupa forse, e questo è il timore mio, la situazione della partita secca, forse il giocatore di più esperienza, essendo la nostra squadra molto molto giovane, però sono fiducioso e sereno che noi porteremo a casa anche questo risultato. E poi verrò qui e ti dirò, guarda, abbiamo vinto Coppa e campionato. No, perché Riccardo, Romolo è stato sempre sicuro, dalla prima volta che è venuto qui ospite a tutte le volte che lo abbiamo ascoltato telefonicamente, che questa squadra avrebbe ucciso il campionato. Adesso sono secondo in classifica e è ancora convinto di questo. È anche una cosa di carattere probabilmente che Romolo ha, è una convinzione che il nostro amico possiede e ha ben donde, diciamo, perché la squadra è veramente importante per la categoria, sia a livello di qualità dei singoli sia per il numero dei singoli che ha, perché per me questa è la differenza tra il Campomaggio e l'Alviano, ottima squadra ma un numero limitato in organico dei giocatori. Il Campomaggio di fondo ha un paio di squadre e difatti ed entrambe le squadre potrebbero vincerlo questo campionato. Penso di sì, se li fa giocare contro sono due belle squadre. E difatti, ecco, adesso due finali fondamentalmente. La prima domenica col Pietrafitta, partita secca, sì, sono d'accordo anche con quello che ha detto Romolo. Sono match in cui l'esperienza può indirizzarla da una parte e dall'altra, e anche in questo discorso di esperienza che secondo me ha fatto pareggiare qualche partita di troppo al Campomaggio. Alviano, 7 giorni dopo, è un'altra finale fondamentalmente, perché se vinci scavalchi l'avversario e hai il destino nelle tue mani, se perdi sei destinato ad arrivare secondo, perché a quel punto, non me ne voglia Romolo, 5 punti diventano parecchi quando mancano 15-18 punti da giocarsi, con lo sconto diretto anche perso, tra l'altro. Però mi ricordo c'ero nella partita d'andata, fu un bel match, mi auguro sia altrettanto fra una decina di giorni, perché queste due squadre sono quasi certo che le rivedremo contro in prima categoria l'anno prossimo. Ma Romolo, sinceramente, ti aspettavi un Alviano così a questo punto del campionato? Dunque, l'Alviano, considerato che molti giocatori dell'Alviano li conosco bene perché ce l'ho avuto di qualche anno fa, è una squadra di grande qualità, gli 11 che entrano in campo, come diceva giustamente Riccardo, sono importanti. Quello che non mi aspettavo è che non si faccia male a nessuno. A cuffare no. Andava lì con il sapone a rendere l'uscita del pallone. No. Perché l'11 considerato Codini, tu basta che parliamo di Alessio Sisti 2 anni fa al GM10 l'aveva preso il Varese. E lui non è volante a Varese, quindi Marrocolo ce l'ho avuto a porta io su a GM10, Sisti, Codini, l'altro Codini.
la squadra è importante, gli 11 sono importanti, poi sai, io pensavo, no, a prescindere no, adesso, no, ma certo, ma le battute, le macumbe, però pensavo che non durassero tutti e 11 così granitici fino alla fine, come non pensavo che magari qualche squalifica, qualche cosina, poteva mettersi attraverso. Non è successo, andremo a Bigialviano e sistemiamo la partita. È bello essere convinti fino alla fine. Allora, andiamo a parlare anche di calcio giocato. Se Giulia è pronta, andiamo a leggere i risultati della Serie D, Girone, la 23esima giornata, giornata che, come troppo spesso accade, diventerò ripetitivo, ne parliamo sempre, però anche questa è stata abbastanza troppo negativa per le Umbre. Sono pronta, Alessandro. Vai. Collegiana Trestina, pareggio di 0-0. Foligno San Donato Tavarnelle, pareggio di 2-2. Il San Donato Tavarnelle va in vantaggio addirittura di 2-2 al 28esimo. Tafly porta in vantaggio la squadra a toscana, al 38esimo Mitra raddoppia, al 48esimo sempre nel primo tempo Vegnaduzzo accorcia le distanze per la squadra di Favilla, e poi al 38esimo della ripresa Fondi riesce a pareggiare Foligno, che è al terzo pareggio di fila. Gavorrano Volunta Spoleto 2-0. Il Gavorrano riesce a segnare con un gol per tempo, a vincere la partita, al quarto Rubechini e nella ripresa al 35esimo ancora Rubechini 2-0. Lo Spoleto perde dopo due pareggi di fila. Gualdo Cascassalda batte Pianese per 4-1. In vantaggio il Gualdo al 46esimo del primo tempo con Goretti, al sesto minuto della ripresa Marchegiani fa 2-0, al 23esimo Esposito fa 3-0, al 38esimo sempre della ripresa un calcio di rigore di Ancione permette alla Pianese di sperare ancora, e poi al 41esimo Tomassini regala questa vittoria al Gualdo Cascassalda, la decima vittoria in 23 partite. Gualdo Cascassalda, scusate, che torna a vincere dopo due sconfitte di fila. Ma pareggio tra Massese e San Sepolcro di 1-1. In vantaggio la Massese al 21esimo grazie ad un calcio di rigore realizzato da Del Nero, al 22esimo Sorbini pareggia per il San Sepolcro, la Massese pareggia dopo 7, avete capito bene, 7 vittorie di fila, al nono risultato utile. Il San Sepolcro è al terzo pareggio di fila, invece un po' rallentato, la squadra che all'inizio del campionato sembrava poter contendere in qualche modo la leadership al Siena. Poggi Bonzi, Siena 0-0. Il Rieti espugna il campo del Ponzacco vincendo 3-1. Va in vantaggio il Rieti al quarto minuto grazie ad un gol di Pezzotti. Pareggio del Ponzacco al 30esimo con Granito, al 45esimo Sorrentino fa 1-2, ancora Sorrentino al 30esimo della ripresa fa 3-1. Per quanto riguarda il Rieti, nelle ultime 7 gare, 4 vittorie e... 4 vittorie e 3 sconfitte per la squadra del vulcanico presidente Fedeli. Roboante vittoria nella San Giovanni Valdarno che batte Villa Biagio per 5-0. E questa sconfitta al Villa Biagio costa caro, è stato esonerato Luca Grilli, al suo posto Esposito. I gol del San Giovanni Valdarno: all'ottavo Lischi fa 1-0, al 22esimo Invernizzi fa 2-0, al 41esimo ancora Lischi 3-0, al 29esimo Romanelli fa 4-0 e al 33esimo della ripresa Invernizzi fa la sua personale doppietta e regala il quinto gol al San Giovanni Valdarno. Virtus Flaminia Bastia 3-1. In vantaggio la Virtus Flaminia tutti nel secondo tempo, i gol in questa partita: al primo minuto della ripresa Greco fa 1-0, all'ottavo Diene fa 2-0, accorcia le distanze per il Bastia, al 21esimo Sarli, al 29esimo D'Amico rende più amara la sconfitta per i Bastioli, 3-1 il risultato finale. Il Bastia che perde dopo 3 pareggi di fila, la Virtus Flaminia invece torna a vincere dopo 3 sconfitte consecutive. Vediamo anche la classifica, Giulia, vediamo se è cambiato qualcosa. Guida la classifica Siena con 46 punti, a seguire con 43 Poggi Bonzi, 40 punti per San Sepolcro e Rieti, 39 Massese, Ponzacco 37, 36 punti per Foligno e Virtus Flaminia, Gualdo Cascassalda 35, 32 Pianese, 28 punti per Volunta Spoleto, Gavorrano, San Giovanni Valdarno e Collegiana, San Donato Tavarnelle 22 punti, 17 Villa Biagio, Trestina 14 e chiude la classifica con soli 9 punti il Bastia. C'è il Trestina che pareggia dopo 2 vittorie di fila, il Villa Biagio invece, come dicevo, ha esonerato il tecnico Grilli e non vince da 6 turni. Riccardo, commenta questa giornata, alcune conferme in negativo purtroppo per le nostre Umbre. Sì. Anche chi sembrava aver preso magari un binario giusto è tornato sulla terra. Sì, purtroppo sì. Dispiace per questa sconfitta pesante del Villa Biagio, che onestamente non mi aspettavo, perché era uno scontro diretto che poteva dare invece
Linfa e speranza i rossoblù. Invece il verdetto del campo è stato così tanto amaro che addirittura il Villabiaggio rischia di essere avvicinato e scavalcato dal Trestina, che invece nell'ultimo mese ha fatto praticamente la metà dei suoi punti, sì, perché ne ha fatti 7 di fila, sicuramente striscia record, ma penso che purtroppo è iniziata troppo tardi questo cammino per i bianconeri. Zona retrocessione quindi sempre tragica per le nostre squadre, speriamo non resti invischiato anche lo Spoleto, che se la barca mena tra l'ultimo posto dei playout e la salvezza diretta. Inutile dire che l'attenzione domenica era rivolta a Poggi Bonzi, dove c'era il big match fra Poggi Bonzi e Siena, match che si è concluso come si era conclusa l'andata, 0-0, nulla di fatto, c'è grande equilibrio tra queste due squadre e penso che sarà questo il duello fino a fine campionato, con il Siena leggermente favorito perché ha 3 punti di vantaggio e ecco, arrivati a inizio marzo quasi, meglio averli a favore che contro. Sì. Per quanto riguarda invece il Foligno, la cura Favilla insomma non riesce a trovare davvero i suoi frutti, no? No, era iniziata bene perché sì, se non sbaglio con Alberto 2 vittorie nelle prime 2 partite, poi è arrivato sì, qualche pareggio, una sconfitta. Penso 3 pareggi consecutivi con avversari che sulla carta potevano essere abbordabili. Sì, sicuramente, come il San Donato questa domenica. Purtroppo secondo me si è perso ormai il treno del primo posto a Foligno. Si può lottare per un piazzamento nei playoff, ma l'obiettivo massimo secondo me è sfumato perché il distacco è importante, sì, e cominciano a mancare poche partite, bisognerebbe vincerle tutte. Romolo, dicevi come insomma, altri tuoi colleghi che dirigono le squadre delle categorie inferiori, si guarda con troppa attenzione questa classifica e ahimè ogni volta che la guardiamo vediamo che le ultime posizioni sono sempre delle nostre squadre. Eh sì, come spesso succede, le Umbre ci mettono un pochino qualche problemino alle altre, perché poi tu consideri che dalla promozione in giù tutte dipendono da questo campionato benedetto di Serie D. Allo stato attuale, avendo il Villabiaggio 11 punti di distacco dalla quarta ultima, nemmeno i play-out farebbe. Sì, è vero. Questo lascia un po' la mare in bocca, perché questa è una regola strana che in tutte le sedi io la dico, però purtroppo quando rimane così, una squadra che deve fare ad esempio della promozione, adesso sì, ho lasciato perdere le categorie ancora più basse, ma la promozione, in promozione ci stanno le squadre che stanno contendendo il campionato, poi una vince e le altre 4 non sanno se facendo i playoff serviranno o non serviranno. Adesso fino a che si parla di terza, anche seconda alla fine della fiera, ma sai, in promozione vogliono starci impegni economici anche e qualche investimenti, no? Anche cioè un mese in più di allenamenti di campo. Io quando l'ho fatto i playoff su, ho fatto i playoff un mese in più, sapendo che poi non serviva a niente. Poi c'è stato il problema che si è liberato riguardo Casa Castalda, che si soffuse, e mi sono infilato per il ripescaggio, perché sennò non c'era la possibilità assolutamente. Perdi tempo, no? Perdi tempo, ma questi signori che capiscono tanto hanno cose più importanti da pensare, quindi poco gli interessa di queste cose marginalissime all'interno dei loro ragionamenti. Senti, ma ci credi tu a un exploit alla fine del Villabiaggio del Trestina, o credi che alla fine la classifica purtroppo resterà questa? Ma io mi auguro che il Villabiaggio ha anche cambiato allenatore, insomma la squadra è importante, no? Il Villabiaggio ha preso Esposito come allenatore, Esposito è un allenatore caratteriale, un allenatore importante per la categoria, speriamo che almeno riesca a fare play-out. Se riesce a recuperare questi benedetti dei punti che gli mancano per arrivare ai play-out, che ho stato adesso 11 punti, cioè, sì, perché mi sembra che sta 28 i play-out e Villabiaggio c'è 11, se no 17 sono 11 punti, no? Sono 11 punti di distacco, quindi almeno a fare play-out, e poi play-out è tutto un altro campionato, sì, play-out e play-off sono un campionato per conto loro, lo vedi in Serie C, lo vedi in Serie B, che a volte la quinta vince i play-off, oppure la penultima si salva, no? Perché quello è un campionato a parte dopo. Ecco, speriamo che almeno il Villabiaggio tenga accesa questa fiammella di speranza. Però il caso importante è che non arrivarci da ultimo, no? Perché poi in caso di parità nei due incontri devi per forza vincere. Ecco. Sì, ma quello dopo qua, credimi, quello poi, perché poi sai, quando arrivi lì forse
siccome devi vincere per forza, cioè, più, se li hai guantati alla fine, forse è anche più, ecco, c'è più tra virgolette tigna, no? Sì, sì. Più tigna la giochi, a me, noi quando l'abbiamo fatto dobbiamo vincere qui, vincere là, abbiamo vinto a Frendillo, abbiamo vinto tutto, abbiamo bastardo, però no, quando, poi eravamo sì, quinti arrivati, quindi eravamo gli ultimi arrivati lì per un gol in più fatto, sì, rispetto, sì, al Massa Martana. Quindi è un camminato tutto a parte. Io credo che, ecco, mi auguro almeno che il Villa Biagio, se salvi, non tanto perché Umbra, anzi, certo, non mi stanno nemmeno simpatici, però anche le altre Umbra. Ecco, no, ecco, non tanto perché Umbra, perché non ho avuto un buonissimo rapporto con loro, però va, qualche sassolino? No, no, va bene così, va bene, ah, così. Okay. Se salvi, sono tanto contento, sono loro tifoso. Ah, sono loro tifoso. Allora, che devi sapere, lui è a casa tutte le sciarpe del Villa Biagio. Tutte le sciarpe del Villa Biagio. Sì, Juventus, sì, sì, e Villa Biagio. E un, po', Biagio. Un po' di San Biagio della Valle, un po' di Villanova addirittura. Ce l'avevo prima. Addirittura, perché sì, lui, sì, è, essendo un cultore proprio del genere. Cioè, Villanova e San Biagio della Valle, che si sono unite e ha fatto Villa Biagio. Con il prete che fa la processione il giorno che c'è la partita, quindi non lo sai com'è. E lui la segue perché è da vicino, lo sapete. Senti, invece le squadre che purtroppo Umbro in vetta non ce ne sono. Ti aspettavi di più dal Foligno? No. No? No. Perché tutti i giornali, anche insomma molti operatori dell'informazione e addetti ai lavori, la davano come possibile, no, antagonista del Siena, no? Mettevano anche magari la Massese, però... No, secondo me il Siena non ha fatto il campionato che io pensavo facesse. Perché il Siena, credo che all'inizio col Sansepolcro se l'è baccagliata. Sì. Poi è arrivato un pezzetto, è arrivato Rieri, e poi quindi, un po' il Ponzano, e poi il Ponzano, quindi Rieri per esempio sta facendo un eccellente campionato, questo è, però le Umbre lì poi non mi sembra che stiano facendo benissimo, no. anzi e sono molti anni questo accade, che le Umbre della Serie D l'anno scorso, due anni fa, Rovedano, sì, Arnese e così via, no? Anni... Solo il Castelrigone, ma aveva una squadra forse, sì, fuori, sì, classifica, che poi, no? Che, sì, poi che poi il Castelrigone ha detto basta, non gioco più. Sì. No, quindi si è rotto il giocattolo. Non quindi... gioco più. Riccardo invece Siena, questo campionato lo vince il Siena? Penso di sì, però a questo punto il Poggi Bonzi per me se la gioca... Sono d'accordo con quello che ha detto Romolo, forse è più delusione il Siena che il Foligno, perché il Foligno è venuto anche da un'estate davvero difficile, c'è autore di fallimento nella città dei Falchetti. Il Siena l'anno scorso era in Serie B, è vero che è fallito e tutto, però per la piazza, per la squadra che ha, onestamente mi aspettavo un vantaggio maggiore rispetto anche perché era partito bene, no? Di solito queste squadre magari non riescono a partire alla grande e poi trovano difficoltà. Però, se parti bene, come il caso della Fornolese, magari non è partita in maniera eccezionale, però poi alla lunga, certo. Invece alla lunga qui le altre l'hanno ripresa. Sì, sì, oggi non c'è questo distacco e si pareggia molto perché con 46 punti secondo me il girone E è quello con la capolista con meno lunghezze rispetto a altri campionati. Ben venga lo spettacolo, però sì, il Siena per la storia che ha non può che non vincere questo campionato. Se lo vince il Poggi Bonzi è un miracolo sportivo. Anche se la Serie D a Terni ci insegna che noi due anni l'abbiamo fatta e mai l'abbiamo vinta. Un anno ha vinto il Teramo, un anno ha vinto il Teramo, l'anno dopo l'ha vinto la Viterbese, l'anno arrivò a Teramo, Narnese e Ternana, l'anno successivo vinse la Viterbese, quindi la Serie D non è magari che vince una sola, ogni partita è una lotta. È vero. Le squadre toscane sono sempre ben organizzate, anche noi facciamo quel girone lì, questo girone qui, quindi non era la Serie D, è sempre noi andavamo anche perché poi vieni sempre da situazioni problematiche dal punto di vista societario. Esatto, perché poi fa la Serie B, l'unica faccia la Serie B, ma adesso fa la Serie D non è perché non c'è avuto il raffreddore, insomma, non c'è avuto il raffreddore. Qualche problema ce l'hai avuto. L'aspirina non è sufficiente. No, aspetta. Allora, scendiamo di una categoria, Giulia ci va a leggere il 23° turno dell'eccellenza. Angelana Nestor 2-0. I gol dell'Angelana sono entrambi segnati da Marri, uno nel primo tempo al 20°, l'altro al 7° della ripresa. Grande, grande centravanti che forse il Villa Biagio si rimpiange, che stava a Villa Biagio l'anno scorso e ha fatto anche diversi gol. Pensavo che stava dicendo che tra un po' andrà la Giulia il Campo Maggio. No, Marri no, no, Marri no, 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 no. Ce l'ha il colpo in ce l'hai, eh? Marri no. Marri no. Proseguiamo.
Città di Castello Ponte Vecchio 1-0. Il gol del Città di Castello è segnato al 34esimo da Bevilacqua, terza vittoria di fila per il Città di Castello. Nelle ultime 10 gare, 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta con la Subasio. Poi c'è una novità per quanto riguarda la Subasio. Cannara Massa Martana 0-1. Il gol in extremis è segnato da Manni su calcio di rigore al 45esimo. Del secondo tempo. Il secondo tempo. Esatto. Di Ruta Nocera 0-0. Bello che Romolo guarda con più attenzione le partite d'eccellenza, perché è vero, quando vede la sua squadra dice questa non può stare Massa, in seconda. Il Massa gli ha dato una bella mano per fare la squadra, quindi la seconda attenzione. Narnese nel campo del San Marco Juventina vincendo 3-0. Terza vittoria consecutiva per la Narnese nelle ultime 9 gare. Una sola sconfitta per la squadra di Marco Sabatini, che vince la sua quinta gara lontano dal San Girolamo. Al 42esimo Liurni fa 1-0, nella ripresa al 19esimo Donati 2-0, Almadori al 26esimo fa 3-0. Diceva Marco Sabatini, Donati che è stato immarcabile, è cresciuto in maniera esponenziale questo giovane prodotto rosso-blu. San Sisto batte Castel del Piano per 1-0. Il gol partita del San Sisto è segnato al 35esimo della ripresa da Russo. Todi Subasio 1-0. E questa è la sfida per, insomma, che poteva decretare chi avrebbe inseguito o chi invece avrebbe dovuto vedere le altre contendersi la vittoria del campionato. Tra Todi e Subasio vince il Todi, il gol è segnato al 32esimo da Tascini e questa sconfitta, che è la seconda di fila per la Subasio, costa la panchina a Pino Colantonio. È notizia di ieri, è stato chiamato al suo posto l'ex allenatore della Narnese, Otello Trippini. Noi facciamo i migliori auguri ad Otello, che oltre ad essere un grande collaboratore del calcio dilettantistico nostrano, è anche un amico, quindi ci manca Otello nelle lunghe chiacchierate che facevamo la domenica, quindi magari con la Subasio ci risentiremo. Ventinella batte Torgiano per 2-1. I gol tutti nella ripresa. All'ottavo Lancetti fa 1-0, al 32esimo ancora Lancetti 2-0 per il Ventinella. Accorcia le distanze Mortaro, che è anche lui un lusso per la categoria, al 45esimo, quindi la partita finisce però 2-1 per il Ventinella. Vediamo anche la classifica. Guida la classifica con 50 punti Città di Castello, a seguire con 44 Todi, Subasio con 39, Narnese 35, 34 punti per Torgiano, San Sisto 33, 32 Ponte Vecchio, Ventinella 31, 28 punti per Massa Martana, Angelano e San Marco Juventina, 27 Cannara, 23 Castel del Piano, 19 punti per Nessor e Deruta, chiude la classifica a Nocera con 17 punti. Romolo, dicevi tu l'hai seguita da vicino nella campagna acquisti del Massa Martana. Soddisfatto del campionato del Massa? Cioè, credi che siano soddisfatti del Massa? Massa sono soddisfatti, io li sento spesso, sono abbastanza. Hanno ammesso nella squadra storica che loro avevano, Manni, Gli Angeli, Ferretti e così via, hanno messo giovani di grande qualità, Tamburini, Alabastri, Colangelo, che adesso è andato via, che è andato in Inghilterra, se non hanno fatto una squadra importante, una squadra che può cercare di salvarsi con spese modeste, con serietà societaria, con impegno costante ogni giorno, una società semplice, normale, che sta lì, sta a 28 punti, si può giocare la salvezza. Considera tu che dopo tre partite credo si è fatto 0 punti, le prime tre partite già cambia allenatori qua, la loro tranquilli, cambio di categoria, loro esatto, loro sereni, sono andati avanti e oggi stanno comunque a giocarsi la salvezza, che se oggi finisse il campionato nemmeno i playoff, i playout sarebbero fuori anche dai playout, che stanno a un punto dai playout, poi 28, devono recuperare anche una partita, no? E c'hanno una partita in meno, quindi c'hanno 28 punti. Sono tanto contento perché sono, oltre che amici, sono persone per bene, gente seria, si impegnano quotidianamente. Una bella realtà sportiva. Una bella realtà sportiva, semplice, ma come dovrebbe essere dappertutto, insomma, senza nessun fenomeno, anche perché Marotta sta alla Juventus e gli altri stanno in altre squadre, quindi. Perché capita spesso magari che ci si travesta un po', no? Anche come se il carnevale è finito. Come no, tanti.
anche nelle, diciamo, nelle situazioni che noi viviamo quotidianamente. Come no, tanti teatrini vedi, è bello, questo è bello, se tu lo vedi con un punto di vista folcloristico, è anche simpatico, no? Perché è caruccio, perché dici guarda un po', poi torni a casa, no? Mentre sei in macchina, da solo per giocare senza offesa o a pietra fitta, no, o a, alla poi, polimer. Quando poi torni a casa, anche metti a pensare in macchina, dici ma pensa un po', questo è convinto, sono il direttore del, sono il presidente. Figlietto mio, dietro di che? No, però, magari vedere. Certo, chi ha visto il calcio vero e chi l'ha fatto. Ma dai, no. Fai vedere, sono il mister, vabbè, dimmi che sei Giovanni, Pasquale, Antonio, no? C'è gente che se non li chiami mister non si girano proprio. So. Invece Massa è un ambiente d'amici che va avanti così. Anche se lo chiami per nome il mister si gira, non è che è un mister. Ma sì, sono stato allora a cena, qua sarà una messa da un paio di mesi fa, è un ambiente tranquillo, gente per bene. Niente di che, capisci? Non ci sta, in questa società è un ministero, devi parlare con tizio, aspetta, riceve dalle 6 alle 8, ma che fermi tutti, buoni, perché Carnevale, come dicevo, è finito. È finito da poco, ma il teatro delle marionette ogni tanto passa, ma non dura sempre, fermi tutti. Riccardo, la Nantese concordo pienamente. Ma ogni volta che invito Romolo, per me è una lezione di vita, davvero. Al di là delle battute, al di là dell'amicizia, è sempre un personaggio che dovrebbe, qualcuno dovrebbe ascoltare o seguire. No? Noi nel nostro piccolo. Insomma. Ma è così, come la storia famosa, io la batto sempre, è così, sono il direttore, sono. Però se ti fa male un ragazzo, dice, ma boh, che bi, papu, però io, misero, povero. Seconda categoria, però c'è l'ambulanza, lì ferma, se si fa male qualcuno c'è il medico lì, c'è l'ambulanza lì, ci ho preso addirittura, espulsa l'ambulanza, il personale medico, espulsa il personale, è successo. Sulla tua pelle. Forse non sono abituati a vederli, che ne so perché. Pensavano fossero magari dei tifosi mascherati. Degli hooligans, no? Erano due con le borse, cioè che porteranno. Invece cioè, portavano una cosa e siamo a defibrillatore. Invece a Roma li hanno fatti andare tranquillamente, l'avessero fatto magari... Che portano, portano una cosa che si chiama defibrillatore. L'ho sentito, è anche pesante, questo lo male. C'è il defibrillatore, una cosa che può essere, speriamo di no, però se ce l'ha lì è utile. Sì, però invece pensiamo alle solite cose, no? Di convegni, le riunioni, le plenarie, le cose, no? I summit, figlietti. Noi facciamo le riunioni, i summit non ci piacciono, no? Per carità. È la fine. A Nardi fanno le riunioni o i summit per decidere? No, una via di mezzo, una settimana riunione e un'altra summit. Sicuramente il summit l'hanno fatto positivo perché ogni settimana esordisce qualche giovane e Marco Sabatini può, attingendo al suo vivaio, togliersi anche delle belle soddisfazioni, perché la Narnese è vero che aveva attraversato un momento non troppo positivo, però adesso è la terza vittoria di fila, deve recuperare la gara contro il Massa Martana domenica prossima, primo di marzo. E a questo punto, visto che è quarta in classifica, potrebbe addirittura insidiare una delle favorite alla vigilia, non la Subasio, che adesso ha cambiato allenatore perché evidentemente qualcosa stava andando storto. Beh, se vince a Massa l'obiettivo diventa quello del terzo posto, sicuramente. Andrebbe ad un punto. Eh sì, e fa la corsa su Trippini. È vero, belle, l'ironia cioè, della sorte. Gli incontri del calcio. No, beh, a Massa è una partita importante anche perché dopo, la domenica successiva, viene il Città di Castello a San Girolamo, perciò affrontare la capolista, essendo un punto dalla terza, può dare stimoli importanti ai rossoblù, che comunque sia, dopo i problemi di quest'estate, a parere mio stanno facendo un grande campionato. Sono la squadra pressoché salva perché la quota 40 è stata raggiunta, quindi neanche si parla più di salvezza, ma... fino a una settimana dalla fine delle iscrizioni quest'estate c'era il dubbio se di far giocare la Juniores o no. Se Narni si fosse giocato un campionato di eccellenza oppure se avrebbe giocato solamente la Juniores, quindi complimenti alla società rossoblù che tra l'altro, come dicevi te, sforna giovani importanti per la categoria. È vero che qualcuno l'anno scorso ha fatto la DS e ha fatto le ossa, però anche giovani buttati nella mischia in questo campionato sono davvero ottimi elementi e questo ne va reso merito a una società che lavora bene nel settore giovanile. Poi sanno sempre cosa fare, no? questi ragazzi. Diceva Marco Sabatini, l'abbiamo sentito domenica nel programma Galileo Sport, rispetto alle altre big, perché insomma lui non vuole chiamarla big, ma
è tra le prime quattro, per forza di cose deve essere certo definita così, almeno dal punto di vista della classifica. La Marnese è l'unica che non ha un attaccante di riferimento, perché Donati non può essere, nonostante stia facendo benissimo, però magari rispetto ai vari Mortaro, Porricelli, rispetto a Tascini, Tarpani. Porricelli, Tarpani e Gammaidoni, ce n'è uno per squadra, Nardi è vero, non c'è la prima punta. Però Marco è bravo, eh? Sì, no, Marco è bravo, bravo, eh? Fatto cresciuto la Ternana, è uno bravo bravo, insomma, non è che è un 96, 95, 95. Marco è 95, ha fatto fino all'anno scorso la Ternana, quindi ragazzi, le ossa è uno bravo bravo, poi è cresciuto tecnicamente, è migliorato molto, l'ho vista una partita, è bravo bravo. Ma io credo che alla fine le società, come dicevi prima tu, dovrebbero far questo, non è inutile spendere per dire in Città di Castello magari vincerà anche il campionato. Però credo che sia anche più soddisfacente arrivare lì per vincerlo, lottare con dei ragazzi giovani quasi a chilometro zero, avendo speso sicuramente, forse non so in percentuale, ma molto molto meno rispetto ad una squadra che è per forza costretta a vincere, perché se Città di Castello non vince questo campionato è un fallimento. Che ripete quello dell'anno scorso. Ecco, questo che l'anno scorso a gennaio è arrivato Favilla, ha portato questo giocatore nelle Marche, ha portato, fatto, no? E siamo andati su noi, no, chilometri zero a meno 10, a chilometri meno 10, e se ci danno un rigore a spesso fine... c'era anche il campo gelato, no, ecco, se l'arbitro stava girato a guardare qualcos'altro sul rigore su Minocchi, la partita era pareggiata, quindi. E poi perché è tanto bello le bandiere che sventolavano, tutti contenti, però alla fine in campo non ci vanno le bandiere, no? Ma sempre, stiamo sempre alla solita, tanto stiamo sempre lì, questi qui devono capire che queste categorie devono lavorare, il calcio è per loro un tenersi in forma senza pagare. Se uno va in palestra paga 60, 50, 40, 90 euro al mese, benissimo, ti faccio giocare a pallone, promozione, in prima, in seconda, dove vuoi, ti alleni, cioè usi l'acqua calda e non paghi. Se arriviamo a queste logiche allora ripartiremo tutti. Ma se cominciamo a parlare del 2000, 2003, 2004... Però secondo me poi dopo c'è lo scarto, perché se tu arrivi alla promozione, poi arrivi in eccellenza, cioè si parla sempre di categorie. Ma stiamo a parlare di cose incredibili, capisci? L'anno scorso io per mettere a posto la squadra ho fatto 2 telefonate per fare eccellenza, gente che mi diceva 2000, 1008, 2002, cose, capisci? Va bene, è stato un piacere, ciao. Certo. Ciao, per carità, no? Allora, alla fine, poi durano 6 mesi, no? Che poi cambia il presidente, poi dopo si ritrovano che gli corre dietro qualche creditore, poi dopo, no? Cioè, ma io non c'ero niente, era quello di prima, era quello che ci stava prima di me. Questo è quello che succede. Mica... Forse un problema, ecco, paradossalmente, può essere che nelle categorie professionistiche c'è la penalizzazione se uno agisce in questo modo, no? Invece in altre categorie come queste è diventata anche una prassi quasi di alcune società. Ossia, fai il colpo di mercato, lo paghi fino ad un certo punto, poi dopo sparisci, però visto che non puoi prendere la penalizzazione in classifica, insomma, trovi il giocatore che magari ti rincorre e che magari ha rinunciato anche scioccamente, aggiungerei, ad un posto di lavoro, ad una cosa del genere, per inseguire magari 400 euro in più, che poi forse prendi solo fino a dicembre, gennaio. Ma sai, il problema è sempre questo, perché poi ti accorgi che vengono da te, che sei una persona mediamente seria, ti dicono quanto rimborso, quanto è, so, 100 euro al mese, e mi dita l'assegno, che? Perché dice, perché l'anno scorso, dai, ma che stiamo a parlare di calcio dilettante? Qui stiamo a parlare di categorie dove la gente va a lavorare. La gente va a lavorare. Quando la prima volta, una delle prime volte che venni da te qui a parlare di questa trasmissione, sì, che si chiama dilettante, proprio per questa ragione, che è un diletto, è un divertimento. Questi qui invece convivono, questo qui è un lavoro. E poveri figli, quando arrivano a 30 anni, 32, 33, 35 anni, no, che hanno preso fino allora le 500, 600, che loro erano sufficienti per tirare avanti la ragazzetta, la benzina, l'assicurazione della macchina, no, e poche altre cose. A 30 anni dici, adesso che succede? La vita mia che è? Io non sono più calciatore, anzi, tra virgolette, non lo sono mai stato, no? E adesso che faccio? E questa è la colpa, non è loro, la colpa è di chi alimenta sto gioco, no? Dei dirigenti, Alessio Sisti, che stava con me a GM10, che ci incontreremo, saremo avversari tra 10 giorni,
l'aveva preso il Varese e ho detto ma io voglio fare la vita qui, sto andando bene qui con gli amici, casa mia è questa, capisci? Perché poi ci arrivi a 30 anni, poi se a Varese non sfondi, se poi devi tornare giù. E quanti questo sono stati? Però credo che sia un po' il rischio in tutte le professioni. Ma certo, ma certo. Non classiche, no? Ma perché? Certo, ma quando si era a 27-28 anni, figlietto mio, devi no, capire. No, certo, no, adesso non so quanti anni siano però. No, adesso c'ha 20 anni. Mi capita una cosa del genere. Adesso c'ha 20 anni, è 94, provo, è successo penso, no? 3 anni, 19 anni, forse c'era 18-19 anni. Poi subentrano tante cose, tanti fattori, dinamiche, no? Certo. Però c'è da dire che il detto, secondo me, chi non rischia poi non rosica, cioè. Sì, è vero, però è altrettanto vero, come dico sempre io, ai ragazzi che fanno le categorie giovanili, che è più facile che se mangiano un pallone che mangiano col pallone. Giusto. Capito? È più facile che mangino un pallone in bezzetto per forza che nella vita mangino con il pallone. Perché forse anche i mass media ci danno un'idea un po' distorta, no? Del perché tutti milioni di euro, quello 7 milioni, quello. Un giorno parlo con un calciatore e mi. Dico, allora fa chiuso questa squadra con questo accordo. Mi fa, dice, guarda, sì, ho chiuso, sono per il giudice, stiamo lontani 200.000 euro. Dice, praticamente è chiusa. 200.000 euro, una persona normale come me, 200.000 euro ci mette una media di 37 anni, 8 anni. 37 anni. No, no, 7 anni, 7 anni, ci metti 7 anni, 8 anni. Mettiamo una media di, non so, 2.000 euro, 7 anni, 7 anni. E loro era la differenza che era marginalissima. Ma di che stai a parlare? Allora, dai, su. Riccardo, poi vi dico chi è. Poi vi dico chi è. Poi vi dico chi è. Anche Giulia, per esempio, che voleva fare la cacciatrice e poi la cacciatrice. Stavo pensando, guarda. Ma tu che puoi fare? Altro. La manager, vero? Chissà, magari. Manager dei calciatori. Hanno una bella percentuale. Comunque, Riccardo, tornando così all'eccellenza, Città di Castello ormai l'ha vinto il campionato? Non matematicamente, però. Secondo me la vera concorrente era la Subasio e se ha ceduto la Subasio non penso il Todi abbia le forze di vincerlo questo campionato. E sì, dai, come dice Romolo, se non lo vincono è un fallimento epocale per i giocatori che hanno e forse è anche l'unica piazza che l'anno prossimo potrebbe fare la Serie D in una determinata maniera, sì. Evitando ecco che forse anche l'unica che veramente, ma il Todi magari lo vorrebbe, però rispetto a l'ha fatta altre. Fino all'anno scorso, però dopo ci deve andare seriamente, se no siamo ogni anno da capo a piedi che ecco le nostre squadre in Serie D fanno da comparse poco più. Se no fai la fine del Deluta che insomma quest'anno sta facendo la comparsa in eccellenza. Allora, scendiamo di una categoria, qui è successo invece qualcosa di interessante per una squadra ternana. 23esima giornata, vediamo com'è andata. Assisi Olimpia Tirus 0-0. Clitunno Amerina pareggio di 1-1. In vantaggio la Clitunno con Chini al 20° del primo tempo, 3 minuti dopo Tini Brunozzi pareggia per l'Amerina, 1-1 il risultato finale. Ducato Arrone 1-0. Terza sconfitta di fila per l'Arrone. Arrone che ha cambiato in settimana scorsa allenatore, è stato esonerato Riccardo Argenti dopo 2 sconfitte consecutive, ma veniva da 7 vittorie di fila. E al suo posto Mirko Pagliarini, però purtroppo l'esordio non è stato felice. Il gol del Ducato è segnato da Baja Maj al 28° della ripresa. GM10 Bevagna pareggio di 1-1. Pareggio dopo 2 sconfitte di fila, la GM10 di Daniele Catinelli va in vantaggio al 27° del primo tempo con Bartoli, nella ripresa al 31° e Dardari pareggia per il Bevagna. San Venanzo espugna il campo del Macchie per 1-0. E questo succede quello che non ti aspetti, il San Venanzo dopo 6 sconfitte consecutive vince addirittura 2 gare di fila, vince al Macchie 1-0. Il gol è segnato da Panizzi al 43° della ripresa, Riccardo era a Macchie e poi ci racconterà, ma mi ha detto già qualcosina fuori onda, diciamo che a Macchie non hanno preso bene la direzione arbitrale, eufemisticamente parlando, ecco, parafrasando Luca Giovannetti. Nuovo gol do Bastardo, Colle Pepe Pantalla 0-1. Seconda sconfitta di fila per la nuova Gualdo Bastardo che recupererà poi la settimana prossima la partita contro la MC 98, andrà a giocare ad Acqua Sparta, il gol partita del Colle Pepe è segnato al 21° della ripresa da Cipriani. 0-0 tra Orvietana e Campitello. Pareggio dopo 3 vittorie di fila l'Orvietana, anche il Campitello veniva da 3 vittorie di fila, è in serie positiva da molti turni, la squadra del presidente Castellani, Campitello che però è troppo distante dalla vetta.
AMC 98 batte Petrignano per 4-3. Partita emozionantissima sul campo del Petrignano, alla fine a giovire sono coloro che rappresentano in vetta la classifica, la provincia di Terni. Va in vantaggio 2-0 il Petrignano grazie a gol al 34esimo di Quinti e all'ottavo della ripresa di Marchi. Il Petrignano nel primo tempo, non dico che ha surclassato la MC 98, però era molto arrabbiato Luca Fossanzini per l'approccio che ha avuto la squadra. Poi fa uno shampoo bello tosto alla squadra negli spogliatoi, tornano in campo e subiscono il secondo gol. A questo punto qualsiasi squadra poteva smarrirsi, invece ci pensa Prosperini. Al 14esimo fa il 2-1 sul calcio di rigore, al 19esimo fa 2-2, al 24esimo addirittura fa 3-2. Quindi vantaggio dell'MC 98. 10 minuti più tardi però Prosperini decide di segnare anche nella sua porta per riequilibrare un po' il tutto e compie un autogol, ma al 36esimo, due minuti dopo, Fenici decide che questa partita dopo l'ennesimo recupero va vinta e va portata a casa. Quindi la MC 98 espugna il campo del Petrignano, guadagna la prima posizione della classifica e addirittura deve recuperare una gara. Vediamo la classifica perché si fa interessante a questo punto. In vetta la classifica con 50 punti AMC 98, a seguire con 49 Petrignano, Amerina 41 punti, 38 per Arrone, Orvietana 35, 34 Clitunno, Campitello 33, 32 punti per Nuovo Agualdo Bastardo, Colle Pepe Pantalla 31 punti, 28 per Bevagna, Olimpia Tirus 26, 24 Macchie, Ducato 22 punti, a seguire con 28 GM 10, Assisi 20 punti, chiude la classifica il San Venanzo con 11 punti. Grazie Giulia. Riccardo, eri a Macchie. Perché dovevano essere un pochino irati i dirigenti e i giocatori del Macchie? Diciamo l'analisi va fatta sotto due strade diverse. La prima è a fine partita Vincenzo Modica l'ha messo senza problemi. Il Macchi ha giocato una bella partita, ha avuto 6-7 palle nitide per segnare e non ha segnato. Se avesse materializzato un terzo di quello che aveva creato sicuramente non si sarebbe arrabbiato nessuno per gli episodi che sono poi accaduti. L'altra linea di pensiero è quella dell'arbitraggio, direzione di gara a parere mio inadeguata per la categoria, una categoria poi dove hai il vantaggio di avere anche gli assistenti tra l'altro. Manca un rigore al San Venanzo, va detto, ma ne manca uno al Macchia a 10 minuti alla fine, davvero quando si era solo 0-0 0-0 a 10 minuti alla fine. Come dici te, riprendiamo Giovannetti, il rigore poi va segnato. Certo. Però intanto dammelo se c'è, parliamo di un rigore per mano che davvero... Permettermi di sbagliarlo a questo punto. Esatto, ma solare, guarda, si è accesa la luce a Macchie, e lì è scattata un po' la molla. Nella concitazione l'arbitro è andato a spellere il portiere del Macchie, tra l'altro capitano. E Stanziale, sì, Macchie che ha giocato la partita in 14 in lista, non c'era neanche il secondo portiere. Perciò capirai, il San Venanzo con l'uomo in più l'ha anche vinta nel finale, una gara che per me peserà molto sul Macchie da qui a fine campionato, perché se non sbaglio ha preso 3 o 4 squalifiche in questa partita, va Assisi nel recupero, lo scontro diretto, e Modica mi diceva onestamente non so neanche se giocheremo in 11 perché siamo in grave difficoltà. E, purtroppo c'è stato questo episodio che ha girato male al Macchia e che ha condizionato una partita per il mio fondamentale. Quindi queste squalifiche perché qualcosa è successo anche dopo il fischio finale? Ma c'è stato un po' animi concitati? Poi non so che cosa è scritto nel referto. Stanziale espulso da capitano, penso prenderà 3-4-5 giornate. Considera non c'era neanche il secondo portiere, perciò bisognerà tesserarne uno. Però questo è il calcio purtroppo. Da un possibile rigore una potenziale vittoria, perdi era beffa di tante squalifiche. Certo che il Macchia ne ha perse 7 in casa. Sì, è vero. E io era la prima volta che lo vedevo e se è sempre quello il problema purtroppo non riesce a concretizzare quanto crea, perché davvero ha avuto 6-7 palle nette da gol. Però purtroppo non ha segnato e è stato molto sfortunato per questo episodio che va a danneggiare non solo una partita ma anche, io penso, il prossimo mese, anche sotto l'aspetto mentale. Che perché si va ad Assisi nel recupero, poi va ad Amelia, insomma una Marina che ultimamente sta un pochino rallentato, no? Insomma, 3 sconfitte di fila, poi un pareggio, quindi se vuole mantenere la terza posizione deve ritornare a far punti.
Senti, per quanto riguarda questo big match, credo che sia una partita che, per quanto riguarda, magari a Pedrignano si saranno divertiti perché hanno visto i gol, però poi l'esito non li ha soddisfatti. Sì, ma ormai mi conosci, io preferisco vincere 1-0 che perdere 4-5, onestamente, o anche fare 0-0 poi in una partita del genere, però che dire, un match degno della sfida fra le due regine di questo campionato, una partita da fuga per la vittoria, proprio epocale, penso, bellissima, immagino da vedere. Che io immagino sorride... Prosperini, tripletta e poi fa un autogol, sì, penso che non so se nel calcio è mai successa una cosa del genere. Ne ha fatti 4 in un quarto d'ora poi, sì. Cioè... quando vedeva la porta segnava. Dove si trovava? Amici, detto anche amici. No dai, ci ha preso dalla poca un corner, ha battuto di testa pensando ha, fosse la cosa ha incornato anche quello No, partita bellissima e per fortuna sorride alla nostra, sì, la nostra compagine ternana che se vince anche con la bastardo domenica va più 4 e dà una bella sterzata al campionato. Che dice Romolo? È una sterzata? Beh sì, anche la MC dimostra come il Massa che con le cose semplici, tranquille, una società seria, persone per bene, stanno tutti gli anni lì, playoff vincono, stanno... Felice ha fatto un gol, Felice bravo, sempre gol della Covata, della Ternana, sempre 95, ma in Bosico originariamente, qui stiamo a parlare dei ragazzetti, che ecco chi deve giocare a calcio a questi livelli. Marco Donati 95, Federico Fenici 95, stiamo parlando di questi ragazzi che sono questi, è il futuro di queste società, sono questi ragazzi qui. Sì. Infatti a Squadroni e Company su alla MC, a Massa. Salutiamo Dante, anzi, che no, ecco. Hanno fatto una scelta intelligente, basta con calciatori professionisti, ex professionisti come c'erano anni fa, una squadra giovane, vediamo che succede. E quello che sta succede a Acqua Sparta Montecastrilli, alla MC, diciamo, è successo a Massa l'anno scorso, quindi questo va premiato. Del Campidello che mi dici? Sta lì, anche loro stanno giocando. Forse stagione un po' deludente, no? Rispetto a, anche a quello che si diceva all'esterno di Campidello, perché loro non hanno mai professato un obiettivo chiaro. Insomma, si parlava di playoff e ci siamo, no? Perché sì, deve recuperare una partita. Però insomma, vedere 17 punti di distacco, è vero che magari vincendo la partita a San Venanzo diventerebbero 14 dalla prima, però sono sempre tanti. Eh sì, sono tanti, però sai, nemmeno pensavi che la MC e Pedrignano camminassero, certo, così. Adesso il Campidello, sempre il ragionamento dei playoff, varranno questi playoff? Boh. Che perché il Campidello anche l'anno scorso si è trovato nella stessa situazione e c'era il Massa, no? come no, outsider. C'era anche lì, dovevano fare i playoff, non sono stati, cioè, non c'è avuto senso farli quest'anno, quindi questo è il problema di fondo. E tu fai un campionato, arrivi a maggio e dici, ma che adesso che ho fatto, ho vinto o no? Stavo a parlare. Comunque, domenica, che visto che il campionato riposerà, ci saranno i recuperi delle gare non disputate per maltempo il 1° di febbraio, MC 98, Nuovo Valdo Bastardo, Assisi Macchie, GM10 Ducato e San Venanzo Campidello. Allora Giulia, scendiamo di una categoria e andiamo a vedere com'è andata nella prima categoria, girone C. Giulia che ha cambiato look nel frattempo. Sì, è caldo. Gia Salviano espugna il campo dell'Atletico Massa per 3-1. Sbagliato per Cavalli. Ah, okay. Cavalli si urta. Si urta Cavalli, attenzione. Cascia 4 Castelli Vallerina 1-0. Giovanili Campitello Ciconia 3-2. Montefranco Basigalupo 4-1. 0-0 per Real Avigliano Giove. Real Quadrelli Terni Est 2-1. Strettura 87 Montefalco 3-2. Pareggio di 2-2 tra Tiber e Fornolese. 0-0 tra Terni e Montecastello Vibbio. Fornolese che è in serie positiva da 16 turni, ma la Tiber che non molla, in serie positiva da 11 turni, nelle ultime 11 gare 7 vittorie e 4 pareggi per la squadra di Fratta Todina che è al secondo posto. Vediamo la classifica. Guida la classifica Fornolese con 56 punti, a seguire con 47 Tiber, Real Quadrelli 41, 40 punti per Real Avigliano, Giove 37, Montefranco 32,
31 punti per Terni Est, Bacica Lupo 30, 28 punti per Monte Castello Vibbio, Trevi 27, 26 Monte Falco, Cicogna 24 punti, a seguire con 23 4 Castelli Vallerina, Giovanili Campitello 21, 18 Cascia e Strettura 87 chiude la classifica con 14 punti. Strettura 87 che vince ancora, nelle ultime 4 gare 3 vittorie e una sconfitta per una squadra che sembrava già retrocessa, credo che non me ne vogliano, ma insomma ha iniziato un po' tardi a far punti. Riccardo, Tiber Fornolese, forse se la Tiber avesse iniziato prima magari se la poteva giocare, no, con la Fornolese. Sì, o quantomeno se avesse vinto la partita di domenica, invece la Fornolese ha portato via un punto e mette in cassaforte, proprio in ghiaccio, un campionato che fondamentalmente non è che abbia avuto tanta storia da ottobre in poi. Sì. Romolo, la Fornolese è un po' come voi, seconda soltanto, magari stanno rispettando. Loro 56 punti, noi abbiamo 52, alla fine... Ma questo è un campionato strano, perché tu considera che ci stanno 7 punti fra la seconda e la terza, quindi se la seconda prende ancora 3 punti alla terza, nemmeno chi playoff fanno, eh? Sì. Nemmeno chi playoff, quindi squadre come il Giove, l'Avigliano, che erano squadre partite con l'Avigliano ha battuto la Fornolese, quindi parlando di una squadra importante fatta. L'Avigliano che ha un po' rallentato. Se tu ci fai caso... Cominciano a essere, gli mancano 3 punti, poi la Tiber non fa playoff. Sì. Credi che alla fine si faranno questi playoff? Boh, non lo so, io la Vigliano. Che dietro forse sono troppo altalenanti. Sì. Il Giove è un grande allenatore, il Giove Buzzicotti è un grandissimo allenatore, sì. Ce l'ho avuto. Ex Narnese anche, mi sembra. Carlo anche ex Narnese, è stato con me, mi ha salvato un anno, una squadra discreta, però. Qui pure è dura fare i playoff, però Carlo è bravo, l'Avigliano è una buonissima squadra, il Quadrelli è un'altra bella squadra, la Tiber però ha dimostrato fino adesso che è la squadra che regge meglio. Poi c'è il Terni Est che sarà nella finale della Coppa Primavera di Prima Categoria la settimana prossima, quando la squadra di Romolo, la Junior Campomaggio, sarà al Cascianelli di Colle Pepe, contemporaneamente la squadra di Bordoni, il Terni Est, sarà allo stadio comunale di Marciano contro la Real Virtus. Terni Est che ha un cammino abbastanza strano, lo stavo analizzando, è la squadra dopo la corazzata Fornolese che ha segnato di più, perché ha segnato 44 gol e vabbè, la Fornolese 55, ma ne ha subiti 40. Ha il quarto peggior rendimento difensivo. Che succede? Squadra zemaniana sicuramente darà vita a una bella finale. Mi hai fatto bene a ricordarla, perché come faccio il migliore in bocca al lupo a Romolo e al Campomaggio, lo faccio anche alla Terni Est. Certo. Forza ragazzi, portiamo a Terni queste coppe, sì. Perché tanto a Perugia ne hanno tante. Infatti, prendiamocele noi, neanche se ne accorgono se ne portiamo, prendiamocele noi queste due, dai. Senti, ma la vittoria di coppa dà accesso, diciamo, a nulla. Accesso no, non so se da qualche punto per in più per il ripescaggio, no, ma viene dopo, sì, dopo tutti. Sì, è vero, non dà... Io che la classifica dei pescaggi la conosco bene, perché sono un esperto di queste cose, non esiste. Non serve a nulla, soltanto un trofeo da mettere. Tanto è vero che l'anno che noi siamo stati ripescati, il Massa aveva vinto la Coppa in promozione, e sì, non sì, è stato considerato nemmeno, non è stato un titolo. Allora, scendiamo di una categoria, Giulia ce l'aveva già accennata prima, 23esima giornata. Sì, no, volevo dire se eravate attenti. Siamo tutti attenti. Allora, cavalli per tutti, perché però dico, nonostante lei ne abbia retrocesso in seconda, devo dire che i risultati gli stanno comunque dando ragione, quindi. Più che ragione. Allora, 23esima giornata, seconda categoria, com'è andata nel girone D? Come dicevamo, GS Albiano espugna il campo dell'Atletico Massa per 3-1, pareggio di 3-3 tra Colonia e Castello. Federico Mosconi, Robur Cervino, pareggio di 1-1. Roboante vittoria della Junior Campomaggio che batte Del Nera per 5-1. Pareggio di 1-1 tra Lugnano e GRS Terni. San Giovanni Bosco batte Otricoli per 2-0. Non è stata disputata la partita tra Romeo Menti e Stroncone 2013. San Gemini, PGS Bossico, pareggio di 2-2. Vediamo anche la classifica, cioè questo scontro, questo duello tra GS Albiano e Junior Campomaggio che potrebbe terminare. Guida la classifica con 54 punti GS Albiano, a seguire con 52 Junior Campomaggio, San Giovanni Bosco 38, 37 Colonia,
Federico Mosconi con 36 punti, Del Nera 31, 30 punti per PGS e Bossico, 29 San Gemini, Stroncone 2013 28, 26 punti per Castello, Robert Cerbino 25, a seguire con 24 punti Romeo Menti e GRS Terni, 23 punti Lugnano, Otricoli 21, chiude la classifica con 19 punti Atletico Massa. Per quanto riguarda questo campionato, c'è da notare, oltre a questo duello a distanza tra GS Albiano e Junior Campomaggio, anche un'altra news in questa partita, no? Una, il fatto che Lugnano ha pareggiato dopo 8 sconfitte di fila. E poi, Riccardo, è successa una cosa un po' inusuale in questa partita, perché di solito non capita. Eh sì, quella di Lugnano, dici, no? Sì. Pari al settimo minuto, mi sembra, di recupero del secondo 52, tempo, sì, sì, del portiere della GRS, Alessandro Lauretti, penso bella... Bella, bella emozione, bella gioia. Ma ha segnato su azione, su punizione? O... Sull'ultima punizione i compagni hanno detto sali, tanto 1-0-2-0 ci cambia poco. Nel batti e ribatti, la spinta del portiere l'ha rimessa in rete lui di testa e si è regalato una gioia, cioè una partita che non dimenticherà mai sicuramente, e poi ha regalato, calcisticamente parlando, un punto importante, sì, in uno scontro diretto. Che perché con questo Lugnano punto mantiene un punto di vantaggio, appunto, da... Esatto, non si fa scavalcare dagli avversari. Romolo, per chiudere, qual è la squadra che ti ha impressionato di più in questo girone? Junior Campomaggio, perché non è prima. Se no, nessuna. Bene, San Giovanni Bosco. Che ha la quarta vittoria di fila. E credo che sia la terza forza del campionato. Okay. E credo che finirà... Considera che deve andare al Viano, deve giocare con noi, però è una squadra... Che voi ci avete anche pareggiato. Ci abbiamo perso. L'unica partita abbiamo perso. Sì. E è una buona squadra, e credo che sia la squadra che può essere la terza. Il resto... Di mister Porrazzini, l'abbiamo avuto ospite... Ce la giocheremo noi ad Alviano e finisce qua. Che dire, in bocca al lupo allora. Crepi. Allora, prima di chiudere, risultati del settore giovanile della Ternana. La Ternana Primavera ha perso ancora in casa 2-1 contro il Napoli, in vantaggio dopo un'ora di gioco il Napoli con Persano, pareggio proprio allo scadere di Boninsegno, colpo di testa, 3 minuti dopo al 93esimo Lombardi, regala l'ennesima vittoria ai partenopei, l'ennesima sconfitta purtroppo alla squadra di casa. Settimana prossima, sabato 28 di febbraio, la Ternana Primavera di Durante andrà a Palermo, giocherà al Comunale Santa Flavia alle ore 14.30. Gli allievi nazionali hanno pareggiato 1-1 in casa con il Latina, vanno in vantaggio subito con bocca nera al secondo minuto e poi si fanno rimontare dai pontini. La settimana prossima, domenica 1 di marzo, giocheranno a Roma contro la corazzata Roma che viene da 8 vittorie di fila. Roma Ternana si giocherà alle ore 15 al campo Bernardini. La Ternana purtroppo ultima in classifica con soli 9 punti. I giovanissimi nazionali di Carocci, che nella sesta giornata hanno pareggiato 1-1 contro la Casertana, sono usciti a pareggiare grazie a un rigore realizzato da Matteo Filipponi, hanno anche perso la seconda posizione della classifica in virtù di questi risultati. Il Latina, che ha battuto la Lupa Roma 2-1, è riuscita quindi a raggiungere la squadra di Carocci. La Lazio, che ha battuto Lanciano 2-0, la scavalcata. Frosinone Pescara è terminato 1-1 all'Aquila, la Roma mantiene il primato vincendo 1-0. La classifica quindi dopo 17 gare si presenta così: Roma 17 punti, Lazio 35, Latina e Ternana 33, Frosinone 29, Pescara 25. La settimana prossima i giovanissimi nazionali riposeranno. I giovanissimi regionali di Forte hanno vinto la loro quinta gara consecutiva battendo a Narni la Narnese per 4-0. Siamo in chiusura, ringraziamo la nostra Giulia. Grazie Alessandro, e un ringraziamento speciale a Romolo Rossi e a Riccardo, che hanno trascorso con noi questa piacevolissima ora. Speriamo sia stata piacevole anche per loro. In bocca al lupo Romolo per queste due settimane cruciali, in bocca al lupo a tutta la Junior Campomaggio. In bocca al lupo nostro anche a Terni Est, come dicevate prima voi. Andiamo su in quel di Perugia, e se loro ci hanno sorpassato in classifica con le prime squadre, cerchiamo di sorpassare noi domenica prossima. Ok, grazie a Riccardo Tommasi del Corriere dell'Umbria. Grazie a te Alessandro. Grazie a Vincenzo Vulpiani che ci ha guidato dalla regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Domani la replica alle ore 14, la settimana prossima, ore 21, come sempre, Tele Galileo, Dimensione Dilettanti, mercoledì. Mi raccomando, diventate amici della pagina di Dimensione Dilettanti e seguiteci anche dal canale YouTube di Tele Galileo, caricheremo sempre le nostre puntate. Buona serata!